Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Federica e in questo video parliamo di come creare un multipost panoramico in Instagram. In generale ci piace pubblicare delle belle foto verticali su Instagram, in modo che occupino più spazio possibile sul feed, ma a volte abbiamo queste immagini orizzontali o panoramiche dove vogliamo far vedere tutti i dettagli, ma una volta postate su Instagram vengono visualizzate piccolissime. Quindi quello che si può fare per risolvere questo problema è creare un post multiplo, dove in pratica puoi scorrere attraverso le foto e vedere l'intera panoramica. Vi mostrerò come creare un template su Photoshop che vi permetterà di postare dei panorami in Instagram. In più vedremo come usare al meglio gli strumenti di Photoshop. Ma prima di passare al tutorial, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i miei prossimi video. La prima cosa da fare è aprire la foto in Photoshop. Una volta processata l'immagine, andremo ad esportare una serie di foto verticali per creare il panorama in Instagram. Nell'interesse di questo tutorial ho già post-prodotto l'immagine in Lightroom e ora vediamo insieme come esportarla per Instagram. La prima cosa da tenere a mente è che ogni pezzo del panorama deve essere un'immagine verticale da 1350 di altezza e 1080 in orizzontale. Ritagliare un'immagine in due per creare due immagini verticali è molto semplice. Basta cambiare la proporzione dell'immagine in 16 decimi. Per fare questo prendiamo lo strumento crop e qui in alto selezioniamo 16 decimi. Aggiustiamo con il riquadro la nostra foto e premiamo ok. Ora andiamo su Visualizza, nuovo layout guida. E selezioniamo due colonne. Premiamo ok e questa sarà la guida per dividere l'immagine a metà. Nel caso volessimo estrarre più di due immagini per pubblicare il nostro panorama su Instagram, invece, la procedura che ho trovato più semplice è questa che ora vi farò vedere. Tra l'altro potete salvare il documento che andremo a creare come template, così lo avrete disponibile per le prossime volte e non dovrete rifare ogni volta questo procedimento da capo. Allora, prima ancora di iniziare a tagliare la foto, abbiamo bisogno di creare un documento vuoto che useremo come template per questo tutorial. Quindi andiamo su File, Nuovo e si apre la finestra per il nuovo documento in Photoshop. Se hai una versione più vecchia di Photoshop, questa finestra potrebbe apparirti in modo differente, ma è uguale. Creiamo un documento dalle dimensioni di 10.800 di larghezza, che in pratica è 1080 moltiplicato per 10 foto, per 1350 di altezza. Ora andiamo su Visualizza, nuovo layout guida e sotto alle colonne scriviamo 10. Ecco che abbiamo 10 guide linea che ci mostrano il carosello di foto come su Instagram. Se hai una versione meno recente di Photoshop, invece di nuovo layout guida potresti avere i righelli. Premi Ctrl più R per visualizzare il righello. Ora andremo ad usare uno strumento che probabilmente pochi di voi hanno mai usato. Infatti questo strumento serve principalmente per il web design ed è lo strumento sezione. Lo strumento sezione permette di creare delle sezioni, appunto. Quindi possiamo cliccare sul primo angolo in alto e trascinare fino all'angolo opposto per creare il primo box. In pratica, le sezioni ti permettono di salvare documenti multipli da una sola immagine. Posso tagliare questa immagine in più pezzi. E ognuno di questi pezzi diventerà poi un nuovo documento. Quindi qui abbiamo già tagliato una sezione, la vediamo perché è riquadrata in blu. Finiamo di creare le nostre sezioni per ogni riquadro. Ok, ora salviamo il nostro template che potremo riutilizzare così in ogni momento e passiamo alla nostra foto. Scegliamo in quanti riquadri vogliamo suddividerla. Io scelgo 3, quindi per adattare il nostro template non bisogna fare altro che ridimensionarlo cliccando sullo strumento taglierina e eliminando i riquadri in eccesso. Trasciniamo qui la nostra immagine e adattiamola al template. Vado sull'immagine originale, duplico la foto e seleziono il documento template. Ridimensioniamo ora la foto. Attenzione a non cambiare le proporzioni qui, altrimenti distorceremo l'immagine. Per mantenere le proporzioni, assicuriamoci che questo pulsante sia attivo.
In questo modo, quando andremo a ridimensionarla, Photoshop la riduce mantenendo però le proporzioni. Ora siamo pronti a salvare. Tutto quello che dobbiamo fare è andare su File, Esporta, Salva per Web. Se stai usando una versione più vecchia di Photoshop, Salva per Web non sarà sotto Esporta, ma lo trovate direttamente sul menu File. Ora, in questa finestra, assicuriamoci di avere JPEG selezionato e clicchiamo su Salva. Ed ecco fatto. Per trasferire le immagini da PC ad Instagram potete usare Dropbox, Google Drive o connettere direttamente il cellulare al PC. Una volta che le foto sono sul cellulare, apriamo Instagram, selezioniamo il post multiplo e aggiungiamo le foto per creare un nuovo post. Dall'anteprima riusciamo già a vedere come sarà pubblicato il nostro panorama. Condividiamo il lavoro e ora tutti potranno vedere il nostro panorama scrollando a sinistra il post. Grazie per aver guardato questo video. Se l'avete trovato utile, lasciatemi un like. E se utilizzate questo metodo, taggatemi su Instagram, così potrò vedere i vostri lavori. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!